Rassegna stampa di oggi 6 marzo 2018, cari amici, questa è la seconda edizione di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni, boccia di Confindustria, dice Movimento 5 Stelle, sono democratici, non fanno paura. Marchionne dice abbiamo visto di peggio. Il numero uno di Viale dell'Astronomia si riposiziona e apre a un possibile esecutivo pentastellato. Il reddito di cittadinanza, criticato solo il 16 febbraio, diventa una proposta da giudicare nel merito in base all'impatto sul deficit e il debito. L'AD di Fiat Chrysler dice grande fiducia nel futuro del paese, credo che ce la farà. Renzi, confermo che non lo riconosco. Elezioni, Chiamparino apre 5 Stelle, Renzi lo sfida, venga a dirlo in direzione, Serracchiana lascia la segreteria nazionale, le grandi manovre sono cominciate, nel giorno in cui Carlo Calenda annuncia di volersi iscrivere al partito per risollevare quello che non c'è, il presidente del Piemonte contesta la linea del segretario e la scossa provocata dalla debacle elettorale si propaga ai livelli inferiori della gerarchia, dove si registrano le prime dimissioni. Lasciano il governatore del Friuli e i segretari regionali di Campania, Marche e Umbria. Movimento 5 Stelle, la partita a scacchi verso il governo, tra condizioni irrinunciabili e maggioranze disposte ad accettarle. I 5 Stelle, alla luce dei risultati, aspettano la prossima mossa degli altri partiti. Dicono di essere pronti ad ascoltare tutti, ma a patto che il segretario Dem si faccia da parte a sinistra e a destra, che Silvio Berlusconi non sia della partita. Insomma, Di Battista dice il PD è già senza Renzi. Tra le ipotesi anche quella tortuosa del governo di minoranza. I grillini vogliono dimostrare a Mattarella che fanno sul serio, testando le intese per l'elezione dei presidenti delle Camere. Resta l'incognita poltrone. Quanti posti sono disposti a concedere gli altri? Elezioni 2018, in Sicilia il Movimento 5 Stelle elegge 53 parlamentari su 77, ma c'è un problema nei subentri, più seggi che candidati. Oltre a tutti i 28 collegi vinti all'uninominale, infatti i pentastellati eleggono anche 25 parlamentari tra Camera e Palazzo Madama nei listini proporzionali, una vittoria schiacciante che però crea un problema negli scorrimenti, visto che alcuni dei 5 Stelle eletti nella quota proporzionale hanno ottenuto il seggio anche all'uninominale. Risultati elezioni 2018, il primo senatore nero d'Italia è della Lega, eletto Tony Iwobi, bergamasco di origini nigeriane. E bergamasco, ma di origini nigeriane, responsabile immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni. Tony Iwobi, 62 anni, scusatemi se non pronuncio bene il cognome. 62 anni, è il primo senatore nero d'Italia, eletto in Lombardia in lista per Palazzo Madama con Calderoli e residente a Spirano. In un post su Facebook ha annunciato il suo arrivo in Parlamento. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.